Mi chiamo Lucia Frigerio, mi sono laureata nel 2007 in ingegneria meccatronica presso il Dipartimento di Meccanica di Buvisa, del Politecnico di Milano. Oggi sono la responsabile della divisione acciaio del gruppo MFL, che si occupa della produzione e progettazione di impianti per la lavorazione del filo di cavi e funi. La scelta di fare ingegneria ha due facce. La prima faccia riguarda il fatto che ho vissuto sin quando ero piccola in una famiglia che si occupa di metalmeccanica. Quindi io sono cresciuta in un'officina meccanica, respiravo l'odore del ferro da quando avevo 6 anni e per me era una situazione normale da vivere. Il secondo motivo per cui ho scelto di fare ingegneria meccanica è per andare un po' contro il professore di matematica e di fisica del liceo scientifico, il quale mi diceva che io non sarei mai riuscita a finire ingegneria meccanica. Quindi l'ho presa un po' come sfida. All'inizio ho fatto il test d'ingresso, sono passata naturalmente, e da lì la mia passione per la meccanica ha continuato fino ad oggi. Sì, sicuramente ti dà un metodo, sicuramente studiare 5 anni non è pretendere di sapere tutta l'ingegneria possibile e immaginabile, come del resto studiare 5 anni di medicina non significa uscire ed essere un grande medico. Come tutte le cose, studiare ingegneria ti porta a esercitarti a dover comunque lavorare per 8 ore al giorno, perché devi fare 8 ore di studi al giorno, esercitazioni, esami difficili, notti insonni per finire di studiare. Quindi ti dà un metodo, ti dà una certa resilienza e resistenza e ti aiuta. È forse una delle poche facoltà che ti aiuta a capire poi dopo come funziona il mondo del lavoro. Ho scelto di fare ingegneria meccanica per andare contro il mio professore di fisica. Mi ha sempre detto durante qualsiasi orario di lezione, non coglieva l'attimo per ricordarmi, che io non avrei mai potuto fare ingegneria meccanica. E ricordo che durante l'esame di quinta liceo, l'ultima interrogazione, alla domanda che cosa farai all'università, ho guardato il professore negli occhi e con orgoglio ho detto ingegneria meccanica. Poi ho faticato come non so che cosa, però mannaggia, sa. Siamo nel laboratorio di misure meccaniche. È un esame che si fa più o meno nel secondo o terzo anno di ingegneria meccanica ed è lo studio di tutti i sistemi di misura nel mondo della meccanica, quindi dalla temperatura al movimento alle vibrazioni, e in questo particolare laboratorio si svolgevano delle ore di sperimentazione per andare a capire poi come funzionavano veramente sensori, termocoppie, oscilloscopi, e mettere in pratica quello che si studiava. Naturalmente il momento che ricordo di più è il momento della laurea, perché è stato il culmine di mesi di fatica. Ho scelto volontariamente di non fare la tesi in Italia, ma di andare all'estero, in Germania, non conoscendo la lingua, non conoscendo il posto, però per una ragazza che studia ingegneria bisogna anche un po' metterlo sempre nei propri piani, di rischiare, di andare verso qualcosa che non si sa e affrontare una situazione non conosciuta. E naturalmente la laurea per me è stato il momento di soddisfazione più grande. Sinceramente non ho mai dubitato della scelta che ho fatto. Io ho sempre voluto fare ingegneria meccanica, lo dicevo da quando avevo 9 anni, pur sapendo di non essere portata al 100% per le materie scientifiche.
Io sono sempre stata uno studente mediocre, non sono stata una studentessa da 30 lode, non sono mai stata una studentessa in grado di superare tecnicamente anche i miei colleghi ragazzi, maschi nel mio corso. Però ho sempre cercato di trovare quel qualcosa in più che io come figura, per le mie capacità, potevo dare. Allora, il fatto di essere donna ingegnere non è un qualcosa in più, secondo me. Secondo me è importante sottolineare che bisogna aumentare il grado di diversità di questa carriera universitaria. Nel senso che avere solo un punto di vista in qualsiasi cosa è sbagliato. E il fatto di avere figure diverse in un corso di laurea può dare, e in una professione, può dare dei punti di vista completamente diversi. È nota la storia del gruppo di ingegneri maschi che ha inventato l'airbag, ad esempio. Era un team di ingegneri maschi e quando hanno inventato l'airbag l'esperimento non è andato a buon fine, perché comunque le donne e i bambini che avevano un corpo più minuto non riuscivano a essere salvati da questo sistema. Solo nel momento in cui è stato inserito un ingegnere donna che ha aggiunto degli argomenti sul tavolo, quindi il fatto di avere un corpo più piccolo, il fatto di avere dei bambini anche, ha fatto sì che questo esperimento fosse andato a buon fine, insomma. Quindi è proprio, secondo me, il fatto di aprire ingegneria o comunque tutte le materie STEM a un più vasto bacino di persone e di personalità, e naturalmente le donne sono un grosso bacino a cui attingere. Divertente perché comunque ci sono degli aneddoti che ricordo che al momento mi facevano arrabbiare, ma adesso mi fanno veramente sorridere, perché vivevo l'università un po' come se fosse una caserma, sinceramente. Complesso, soddisfacente, e unico. Sicuramente studiare ingegneria oggi, come all'epoca in cui l'ho studiato io, dà un'indipendenza economica più immediata rispetto a altre professioni. Quindi il fatto di fare ingegneria ha sicuramente questo vantaggio, e a me lo ha dato subito, nel senso che la possibilità di trovare lavoro dopo l'università è praticamente immediato. E questo è uno strumento che tante altre facoltà non danno. Il problema fondamentale, secondo me, sta nel fatto di capire che questo tipo di università danno questa immediatezza, e questa immediatezza economica che è notevole, soprattutto per una donna, perché comunque ricercare l'indipendenza anche economica ha un peso rilevante oggi come oggi. Ad oggi noi stiamo vivendo una grossa rivoluzione industriale, e oggi noi non sappiamo quali sono i lavori che ci saranno fra 10-20 anni. Anzi, l'80% dei lavori che esisteranno fra 20-10 anni non sono noti. E io credo fortemente che le facoltà STEM diano la base corretta in questo momento per superare i problemi che oggi stiamo vivendo. Problemi di una pandemia mondiale, i problemi legati alla rivoluzione industriale, al fatto che tutte le tecnologie esponenziali stanno avendo un boom incredibile. È l'unico modo per trovare questo spazio. Io lo consiglierei profondamente alle ragazze che studiano oggi liceo scientifico, classico, geometra, istituti tecnici, ma farei un lavoro ulteriore, nel senso che sicuramente nei licei e negli istituti tecnici
si dovrebbe fare un lavoro di ampliamento delle conoscenze riguardo quello che è fare una facoltà STEM, ma bisognerebbe anche andare un po' più indietro. Secondo me bisognerebbe già partire dall'infanzia e quindi non dividere per forza il mondo in rosa e in blu quando si è piccoli, permettere alle ragazzine di giocare con i Lego, permettere alle ragazzine di assumersi dei rischi, provare, sbagliare, ricominciare, perché poi è quello che le materie STEM ci portano a fare. Una scienziata, una ricercatrice, prova, sbaglia, riprova, sbaglia, e quindi tu devi essere pronta fin da piccolo a vivere in questo modo. Di non fermarsi al giudizio della persona che la sta bloccando, ma di andare a informarsi, a capire che cosa vuol dire fare ingegneria, a capire che cosa vuol dire essere un ingegnere, perché tante volte io credo che le ragazze si blocchino davanti all'essere ingegnere soprattutto per quello che vuol dire essere ingegnere, cioè normalmente un ingegnere che trova posto di lavoro, lavora in aziende, fuori città, in ambienti scomodi, deve viaggiare molto e spesso il lavoro di ingegnere non concilia molto con l'essere mamma, ad esempio, quindi questo può magari fermare. E naturalmente tutte queste motivazioni che una donna conosce possono essere bloccate da un semplice giudizio di una persona che la vuole fermare. Ma se ci credono veramente devono andare a informarsi e capire cosa veramente vogliono fare da grandi. Allora, non era un ambiente competitivo, assolutamente. Forse anche perché per mio carattere io mi lascio passare anche, scivolare un po' le cose sulle spalle. Nel senso, sapevo dove ero capitata e dovevo ero io la diversa, tra virgolette, quindi dovevo abituarmi. Non c'era competizione, c'era però una situazione in cui una donna non si trova molto a suo agio. Quando io dico ambiente caserma, ci sono state situazioni in cui ho vissuto proprio un ambiente caserma, che ad oggi sorrido, però nel momento, col senno di poi, dico insomma, diciamo non è stato molto carino. Prima di tutto potrebbe anche fare solo affidamento ad avere esercitatori o professori che sono femmine. Può essere d'aiuto, perché tu sei seduta in una classe e non ti senti da sola. Quindi aumentare anche il lato di professori ordinari potrebbe aiutare molto, anche perché sono un esempio. Sono un esempio che è una cosa che fare ingegneria si può fare e che si può avere una professione poi. Quello che sta facendo oggi è creare anche tutti gli investimenti che il Politecnico sta facendo in nuove strutture, in strutture diciamo più ordinate, più organizzate, che sono un po' più allettanti. È sicuramente una buona scelta. Dopodiché il Politecnico credo che su dei comportamenti etici può fare poco, se non essere responsabile di dare delle comunicazioni ulteriori rispetto al fatto di essere donna ingegnere e spingere su quello che può essere una donna ingegnere. Devo dire che io sono riuscita a trovare il mio posto. Io ho studiato ingegneria, ma non ho una professione puramente tecnica. Uso il mio background da ingegnere per poter affrontare delle decisioni nel mondo del lavoro. Ad oggi io posso essere la dimostrazione che comunque un ingegnere donna può
fare un lavoro che molti uomini forse non sarebbero in grado di fare, perché capacità di coordinamento, capacità legate ai soft skills, capacità di multitasking e capacità di avere un lato femminile che riesca a portare fuori anche dalle persone i lati positivi, questo è il mio lavoro oggi fondamentalmente. Non rimanete in una zona di conforto. Se avete i dubbi che ingegneria possa distogliervi da una zona di conforto nella quale vi trovate, non abbiate paura, fate questo salto, perché una carriera STEM, una carriera in ingegneria meccanica, aeronautica, informatica, aerospaziale, è una carriera piena di novità e non ci si annoia.